In verità vi dico, questa è l'ultima cena. E stavolta, dopo le lezioni, il conto ce lo faranno pagare salato. Siamo alla fine del tunnel. Porcellum! Non ho detto niente! Spraggiù! Sono la candidata del PD alla... Il candidato sarò io! Spradzu! Mattarellum! No, Imu! Siamo alla fine del tunnel! No, Imu! Sarà un autunno caldo! Provincellum! Niente saccio! No, Imu! Sarà un autunno caldo! No, Imu! Bersani zombie! Grillo fascista! Bersani! Grillo! Marameo! Sarà un autunno caldo! Mi alleo con Caifini! Nella foto di Vasto! Mai con Caifini! E la foto di Vasto? Porcello! Oh oh! Ribadisco che sull'evasione fiscale il governo intraprenderà una lotta senza quartiere in cui saranno usati strumenti forti. Vero, Corrado? 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 Benvenuti a Faccia a Faccia Mobile. Questa sera incontro con i leader del PD e del Movimento 5 Stelle. Apriamo subito per un dibattito politico sui contenuti delle vostre posizioni. Welfare? Zombie! Fascista! Bene. Tasse? Populista! Senza palle! Economia? Dinosauro! Qualunquista! Grazie. Ora ne sappiamo molto di più. Ehi, operaio! Stai assistendo alla storia! La partenza di Renzi sul camper super high tech, Dio buonio! Ai vecchiacci del PD gli faccio vedere chi sono! Io con questo camper vado tra la gente, tra i problemi veri del quotidiano, per dire alla gente che io sono uno di loro! Gli farò vedere delle slide per avere un feedback in un think tank col touchscreen in 3D. Eh? Su Sky 1 c'è gli sgommati, su Sky 1 c'è gli sgommati, sono tutti qua, sono tutti là, sono tutti su e sono tutti giù. Pronto, Mario? Sai, capisco i disoccupati, è veramente noioso non lavorare. Comunque, puoi annunciare che ci saranno 18 posti di lavoro in più. Mi servono dei mozzi. Così poi, se sono mozzi, gli diamo pure la pensione di invalidità. Mi candido, non mi candido. Mi candido, non mi candido. Decida velocemente, capo! Non ce la faccio più dal dolore! Ma come faccio? Se poi nel processo Ruby mi danno una condanna? Presidente, propongo di forzare Monti a fare qualche legge che ci aiuti. Bravo, Nicolò! Ma non le solite leggi ad personam, no! Questa volta costringeremo il Parlamento a fare delle leggi ad amicitiam. Depenalizzazione del reato di corruzione. E come? Se la magistratura scopre il passaggio di una mazzetta a un politico, al magistrato si risponde: è solo una donazione a un amico per le sue esigenze personali. Eccezionale! E se un commerciante viene sorpreso mentre sta pagando il pizzo? Maresciallo! Sto solo facendo una donazione a un amico per le sue esigenze personali. Convoca la stampa, Angelino! Mi sa che mi ricandido! Venite a fare
comprare gli sgommati in Russia. Cattivissimo me. Presidente, cosa ci dice a proposito dell'inchiesta della procura di Biella sulla presunta evasione fiscale di Corrado Passera, all'epoca di quando era amministratore delegato di Banca Intesa? Guarda, c'è anche la Merkel. E adesso scambiatevi i voti. Madonna, che cosa proprio! Benvenuti a Faccia a Faccia Mobile. Questa sera incontro con i leader del Movimento 5 Stelle e Renzi per un dibattito sui contenuti. Sanità? Sei in crisi di visibilità! Non sei nessuno! Grazie, ora ne sappiamo molto di più. Su Sky 1 c'è gli sgommati, su Sky 1 c'è gli sgommati. Sono tutti qua, sono tutti là, sono tutti su e sono tutti giù. No, io voglio fare il ministro. E i ministri li decido io. Oh, Bezzani, che tu non decidi un bel niente. Io a te ti rottamo. Come mi rottami? Vuoi vedere che se continui così io neanche le convoco le primarie. Io vado agli esteri. Io voglio la camera. Ma insomma, come si fa a fare un programma politico con tutto questo casino? Pierluigi, affacciati alla finestra e vedi chi è. Chi è? Sì, sì, ok. Sono i lavoratori dell'Alcoa. Che gli dico? Oh, Bersani, ma non sai rispondere neanche agli operai! Datemi retta! Fatemelo rottamare! Situazione difficile! Mi impegno a sollecitare il governo! Beh, più democristiano di così si muore! Su Sky 1 c'è gli sgommati! Flavio, grazie per essere venuto a prendermi. Adesso fammi entrare in macchina. Oh, Flavio, che fai? Fammi entrare! Flavio! Sei fuori. Bella idea di venire in questo localino. Secondo me ci stanno un sacco di ragazze. Entriamo? Ma che dici, Flavio? Io voglio entrare! Sei fuori. Creepy. Senti, Flavio, vorrei un consiglio da te. Che faccio? Mi candido o non mi ricandido? Sei fuori. Flavio, mi hai proprio stufato! Sei fuori, sei fuori! Ho capito che è il tormentone del tuo nuovo programma The Apprentice, ma ora anche basta! Flavio, fammi entrare, ti prego! Sei fuori. No, questa volta mi devi fare entrare veramente! Mannaggia le peperone! Mi hanno lasciato solo! E adesso con chi la faccio la foto? Sai che te dico? Me la faccio da solo! L'autoscatto di Vasto! Ma quella non è una luce! È la fine del tunnel! L'avevo detto io! Bravo Mario! Bravi tutti! Mario! Oui! Il tunnel si finì! Hollande, benvenuto! Allora siamo d'accordo, la TAV si fa! L'avevo detto che il tunnel era finito! Ragazzi, Napolitano mi sta massacrando con sta storia della riforma elettorale! Anche a me! Dai, troviamo un accordo! Non è difficile. Io propongo il maggioritario con premio di maggioranza al primo partito. Aspetta. Oddio! Che c'è? Così vince Grillo.
Prova col proporzionale con lo sbarramento al 5. Che c'è? Cosa? Vince Grillo! Vai! Aspetti, maggioritario con premio di maggioranza alla coalizione vincente, più listino proporzionale con preferenze e seggi enormi! Che c'è? Vince Grillo! Aiuto! Su Sky 1 c'è gli sgommati, su Sky 1 c'è gli sgommati, sono tutti qua, sono tutti là, sono tutti su e sono tutti giù. Oh, questi sono i famosi nastri. Ho deciso di far sentire il contenuto della mia intercettazione con Mancino. Mancino? Dica, presidente. Allora, arrivederci. Ci siamo capiti. Ecco fatto. E ora lasciatemi in pace. Let's go.